Ciao, bentornata all'interno del mio canale. Ritorniamo in questo format più umano, mi piace chiamarlo così, cioè non andiamo ad analizzare esercizi, non andiamo ad analizzare tanto la fibromialgia in quanto malattia, in quanto sintomi, ma torniamo appunto a un livello più umano e andiamo ad analizzare le cose che io leggo, quindi ti propongo. E tutti i libri che io leggo ti propongo spunti per analizzare affinché tu analizzi meglio la tua vita con la saggezza occidentale, orientale di quei libri che io leggo. Oggi non ti proporrò nessun libro in particolare, ma ho qui tanti libri perché parliamo di un argomento che sta un po' a monte. Qua ho preso una selezione prima, un po' a caso, di libri. Volevo dirti che questo è un libro molto bello, che ho in spagnolo, non so nemmeno se esiste in italiano, I segreti eterni della salute di Andreas Moritz, che è un medico alternativo che praticamente ti spiega un po' una medicina alternativa, però in modo abbastanza scientifico, abbastanza buono, è stato molto criticato, però allo stesso tempo ci sono cose veramente molto utili. Ha scritto tanti libri, questo è uno veramente grosso, molto bello. Poi ho qui Il potere del serpente, questo lo trovi in italiano. È un libro molto difficile di yoga che ti spiega praticamente come risvegliare la Kundalini, che è quell'energia che sta alla base del primo chakra che poi risale. Insomma, è un libro che parla di yoga profondo energetico. Poi qui ho preso un libro, tutti già letti, straletti, riletti. Questo è veramente bello, anche non so se c'è in italiano, la inversione psichica, cioè che vuol dire come noi a un certo punto riusciamo a coltivare una mente che si rivolta contro di noi. Ok, quindi la inversione psichica, cioè come ci autosabotiamo. Molto bello, dottor Salomon Sellam. Interessantissimo. E poi guarda, ho questo libro che Il Neo del Creatore, questo lo trovi in italiano questo libro, ed è di un fisico che praticamente va contro, sai che ci sono delle teorie, noi abbiamo questa teoria dell'universo ordinato, cioè deve esserci un ordine, no? Un qualcosa che governa, diciamo così, il nostro universo, no? Noi vogliamo scoprirlo. Bene, questo autore praticamente spiega come può esserci un'imperfezione che regola l'universo, quindi cerca di ribaltare questo schema trovando un parallelismo tra la perfezione che sempre cerchiamo e l'imperfezione, quindi il neo del creatore. Andiamo a vedere quindi come l'universo può essere in realtà frutto di un'imperfezione. Molto molto bello, discorsivo, assolutamente non tecnico, quindi anche se non sai niente di fisica puoi leggerlo. Guarda, potrei andare avanti, però non voglio andare avanti, perché di cosa voglio parlarti oggi? Voglio parlarti di questo argomento molto profondo. Se hai fibromialgia, la maggior parte delle persone mi scrivono: Michele, non riesco più a uscire agli aperitivi, non riesco più a persone giovani, non so, andare alle feste, persone meno giovani, non riesco ad andare in gita con mio figlio, con la mia famiglia. Avete perso, o perdete, o perdi tutta quella, come dire, quotidianità che prima facevi, no? Se hai fibromialgia, perdi un po' quell'energia che ti permetteva fare tutte le cose che potevi fare prima. Allora, è assolutamente vero, ho comprovato che quando hai fibromialgia non riesci più a fare le cose di prima, devi percorrere un piano d'azione, che è quello che ti propongo per ritrovare la salute, eliminando i sintomi, gestendoli prima, organizzandoti la vita ed eliminandoli alla fine del raggiunto una volta l'obiettivo. Però diciamo che voglio parlarti di questa fase, mentre elimini i sintomi, di questa fase di transizione in cui appunto non riesci più a fare le cose di prima. Allora, qual è il trucco? In realtà la fibromialgia bisogna domarla con il piano d'azione, quindi come dico io sempre, è una brutta bestia che va domata, bisogna domarla. Come la domi? Appunto, il piano d'azione, ok? Per uscirne, diciamo, dai sintomi. Però allo stesso tempo, a livello di mindset, bisogna capire che c'è una, come dire, c'è una grande opportunità.
L'opportunità che ti viene data è quella di approfondire la tua vita, di cambiare chip, cambiare schema. A me piace molto questo di cambiare chip. Cosa vuol dire cambiare chip? Cerca di capire, e qua più anni hai, più facile ti sarà, per le persone giovanissime è più difficile, cerca di capire che ti conviene approfondire un po' la vita. Perché ti ho portato questi libri vari che parlano di varie cose molto profonde, dall'universo alla Kundalini, i segreti della salute, l'inversione psichica, perché è un'opportunità alla fibra per abbandonare tutte quelle attività sociali, quelle attività di svago, no? Che abbiamo noi, perché non tutti, però quasi tutti, tutte le persone vedono la vita come appunto, no? Lavoro, molto schematica, lavoro, vado fuori, mi mangio la pizza, aperitivi, qualche amico, qualche amica, che va bene, non è che sia un modo di vita malsano o qualcosa vada male. Se hai fibromialgia, non puoi mangiarti la pizza, non puoi andare fuori a cena, stai male, già andare fuori diventa un peso. Cerca di coltivare le cose un po' più profonde nella vita. All'inizio ti sembrerà un peso, ti sembrerà ma come leggere un libro, a me lo so, l'universo non interessa, coltivare se stessi, me stessa dentro non mi interessa, però devi iniziare a vederla come un'opportunità. Prima la vedi come un'opportunità e quando inizi a coltivare queste passioni vedrai che la tua vita cambia. C'è un'opportunità, bisogna prendere questa brutta bestia per le corna con gli esercizi, con i percorsi che ti propongo per eliminare i sintomi, ma ripeto, nel frattempo cerca di cambiare chip, cerca di lasciare andare gli aperitivi, le cene, cerca di dedicarti alla ricerca interiore, perché è una cosa intanto che nessuno fa, pochi, insomma, non nessuno, no, la maggior parte delle persone non fa, ok? Ed è un mondo molto interessante, perché alla fine leggendo, ascoltando come quest'audio, ti arricchisci interiormente e la tua vita può prendere una svolta molto positiva che tu magari prima non contemplavi, perché magari la tua vita prima era mangiare la pizza con gli amici, mangiare male, prenderti un pasticcino per essere felice e magari la vita, ti perdi una vita che non avresti mai potuto, diciamo, approfondire senza la fibromialgia. Quindi questo è il mio messaggio di oggi, molto profondo. Anch'io ho avuto la stessa cosa, io quando studiavo a Madrid ero giovane, andavo in giro, feste, no? Insomma, è normale, amici. Poi ho visto che non riuscivo a uscire tanto, le sere non mi andava di uscire, stavo male, sintomi, finché ho cercato un'altra via, ho approfondito altri aspetti della mia vita, ho letto molto, mi sono informato e adesso ti dico una cosa, col senno di poi mi dico che peccato che non ho iniziato prima, ok? Perché ci sono, ricordati sempre che ci sono delle vite che puoi vivere che magari non hai provato a vivere e magari ti riempiono molto di più della vita che stai facendo, ok? Quindi pensa che bello che ti succede qualcosa di negativo, tipo la fibra, e tu grazie a questa cosa intanto te la tiri via i sintomi con i percorsi che ti propongo. E mentre la tiri via, riesci a cambiare la tua vita, a dare una svolta verso una vita che ti appaga molto di più. Appunto una vita in cui capisci tante cose che ti servono molto di più di un aperitivo o di un'uscita con gli amici. Ripeto, non che l'uscita con gli amici sia da evitare o vedersi con gli amici sia tempo perso. Però appunto, intanto, adesso il concetto l'hai capito, potrei andare avanti ore ad analizzarlo, non lo faccio perché i miei video voglio che siano brevi, voglio che siano molto diretti, darti un concetto, farti riflettere. Quindi visto che il concetto è farti riflettere, fammi sapere cosa ne pensi, fammi sapere se hai mai pensato a questa cosa avendo fibromialgia, scrivimi un commento, vediamo di analizzare assieme questo modo di vivere, fammi sapere anche se ti piace questo format, se sta andando bene, se lo continuo. E vediamo di analizzare assieme tutte queste cose che abbiamo detto oggi, ok? Spero veramente che il concetto ti sia entrato, no? Come una pulce nell'orecchia, come si dice, e ti faccia riflettere se non l'hai mai fatto. Al prossimo video.